Ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui in questa nuova inquadratura e siamo nella mia sala della casa con in parte mia sorella. Saluta. Ciao. Ok, e oggi questa è una performance per vedere il trucco di magia di oggi. È d'impatto e pure, diciamo, semplice. Dovete solo allenarvi con un po' di memoria e basta. Siete pronti? Emma, tu sei pronta? Sì. In quel senso, ok. Adesso io ti chiedo, allora, come potete vedere, le carte sono tutte diverse, è meglio che abbasso un po' la luce, perché devo abbassarla un po' e non la posso più abbassare, scusate un attimo. Ok, in teoria così dovrebbe essere un po' meglio. Come vedete, tutte le carte sono casuali e non riordinate. E adesso farò il trucco a mia sorella. Ok, adesso ti chiedo, prima mescolo un po'. Adesso ti chiedo di tagliare il mazzo per mescolare ancora di più. Tagli tu dove vuoi. E metto sopra. Adesso taglio io circa al centro, casuale, e ha selezionato queste due carte che io adesso mi giro e ve le faccio vedere. Ok, un pochino più in parte. Eccole qua. Ok. Okay, me le ricordo, sì. Ok, adesso io le rimetto semplicemente nel mazzo. E basta. Adesso c'è un punto da fare. Farò 4 mazzetti. Faccio così perché almeno così le carte stanno bene giuste. Ok, tutte così. Spero che si veda bene da questa nuova inquadratura, perché è nuovissima e spero davvero che si veda bene, vi piaccia, perché sarà pertanto la nuova inquadratura dei tutorial. Cercherò di portare più tutorial per chi è appassionato di magia. E ho sbagliato, scusate ragazzi, provo a continuare anche se dubito di aver sbagliato. Adesso noi prendiamo questo mazzetto e questo mazzetto e io li vado pure a mescolare, così siamo molto più sicuri. Aiuto, così e così. Non sono tanto bravo con poche carte. E mescolato questo. Adesso andiamo a mettere di qua a mescolare così. Ok, mescoliamo anche di qua. E per farla molto più difficile, perché io mi voglio complicare la vita, ovviamente, anche se penso di aver sbagliato, giriamo un mazzo e l'altro mazzo lo teniamo dritto, così si crea un vero caos. Un caos totale. Ma basta farmi passare la mano che... Oh, ecco, la magia compiuta. Come si vede, tutte le carte nere sono girate, tranne che questa, che è una rossa. Era quella scelta, Emma? Era una scelta? Sì. E ce l'abbiamo qua. Adesso andiamo a riprendere tutto il mazzo. Giriamo. Tutte le carte rosse sono girate. Non si inquadrano tutte. Però ragazzi, di qua non c'è nessuna nera. Ok. Tutte. No. Tranne...
qua io non sono bravo ad aprire, io voglio insegnare tutorial, ma non so farle bene le magie, cavolo. Forse è davvero qua e mi sbagliavo. Forse è davvero qua. Ma ragazzi, aiuto, aiuto. Andiamo alle maniere forti. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a... Boh. Ok, come vedete, facciamo passare Aspetta che non ho visto una le lira. mie... No, tutte le Ecco. minime carte ed eccola qua. Era questa un'altra? Sì. Le due scelte trovate. Passiamo al tutorial. Ok ragazzi, ho appena cambiato ancora luce, colore della luce. Mi sono appena accorto che sono non allineato, ma adesso che non c'è mia sorella, non c'è più, riusciamo a fare il tutorial. Per questa magia serve una piccola preparazione che non salterà mai agli occhi dei cioè di chi non sa questo trucco di magia e degli spettatori, ecco. Dovete preparare il mazzo, carta nera, carta rossa, carta nera, carta rossa, tutte così. Ok, io non lascio del tempo perché tanto potete mettere in pausa il video, prepararlo, fatelo con me ogni passo per passo. Appena avete fatto questo passo di aver preparato tutto, allora basta solo che iniziate il trucco, sì. Poi qua potete far finta di mescolare, si capisce che cioè, alcuni lo capiscono. Allora, spostare un po' di carte così a caso e tirarle sotto. Non importa, non dovete mai mescolare, sempre tagliare, ma mai mescolare. Io ho fatto tagliare una volta per fare più sicuro e dopo aver tagliato più tante volte si taglia in un punto a caso. Io tagliavo io perché mia sorella non è capace di tagliare circa al centro. Qua c'è il punto più importante. Dovete prendere prima questa carta, non così, farle guardare. Adesso io faccio così. Farle guardare, adesso lo sto guardando anch'io, il 7 e l'asse. Farle guardare, ma da qua prendete questa e sopra ci mettete questa. Così. Cioè così lo spettatore non se ne accorgerà mai e poi non darà mai cioè non penserà mai che è così importante, ma in realtà sì, perché così cioè, tutte le carte sono giuste tranne queste due che sono invariate e da qua è già fatto il trucco. Allora, quando pensate che ho sbagliato, perché io si fa quattro mazzi e dovete finire proprio giusti. Io ho finito con due e non con quattro, ma mi è andato lo stesso. Non ho capito perché, ci sto ancora pensando. Voi adesso dovete fare quattro mazzi. Io li faccio così perché poi così questi due si associano e questi due si associano. Perché scelgo proprio così che questi due si associano e questi due si associano. Il perché è facile. Qua andranno tutte le carte rosse. Allora non si mescoleranno, anzi si riordineranno. E così. Allora, io non ho detto nella performance per ingannare un po'. Potete, per ingannare un po' lo spettatore, adesso metto a posto qua, potete dire... Adesso faccio quattro mazzi per anche scombinare un po' di più. Io faccio quattro mazzi. Lo spettatore penserà, sì, sta scombinando, ma in realtà non sto scombinando. Io in realtà sto riordinando senza che lui lo sappia.
E poi, allora, io non mi devo mai sconcentrare perché devo sempre mettere tutte le carte. Perché io l'ho sbagliato due volte questo trucco all'inizio. Perché adesso tipo qua, sì, rosse, ok, nere, qua nera, ok, qui rossa, ok, mi stavo sbagliando ancora, nera, rossa, ok. State attenti per questo trucco, ecco, non so perché mi finisce qua, però adesso l'ho capito. Ok, adesso mettete, squadrate un po' le carte. Voi dite per assicurare meglio, associamo questi due. Adesso però li associeremo delle carte inutili perché sono tutte rosse. Tranne che se guardiamo bene c'è la carta scelta qua, il 7, e tutte rosse. Qui saranno tutte rosse automaticamente, tutte. Poi di qua saranno tutte nere, tranne una rossa, che adesso se la trovo forse poi sarà anche le... Nell'altro mazzo, sì, e in quest'altro mazzo. Come vedete, qua c'è una rossa, sempre la scelta. E adesso non ci basta fare che mescolare il, diciamo, nulla. Io faccio fatica a mescolare in questo modo con, cioè, con, come si dice? Le carte. Adesso ho ridiviso un po'. Vi faccio vedere che io non ci ho pensato, come uno stupido. Potete mescolare così. E io sarà quello che farò. Mi mescolate così e pam, fatto. Due. Qua c'è la carta. Mescoliamo. Qua mescoliamo, uniamo tutto ed ecco qui, noi abbiamo, diciamo, riordinato i mazzi in questo e poi salto subito dopo perché sta durando troppo sto video. Avete capito? Siamo qua e la magia è praticamente fatta, perché qua dovete scegliere un mazzo caso, non è importante che sia blu, nero, cioè nero e rosso, non è importante, basta che senza far vedere troppo le carte, tipo facendo vedere così perché sennò si nota subito, prendendo le carte senza farle vedere troppo, adesso si mescola così e da qua fate quello che volete che sembri che abbia l'illusione di una vera magia e qua è tutto fatto. Aprite, aspetta. Allora, vediamo se inquadro tutto. Ok, aprite e fate vedere il 7. Chiudete. Chiudete. Poi girate, aprite. Adesso non ho fatto vedere proprio tutto. E fate vedere l'asso. E da qua il gioco è fatto e stupirà molto molto, perché anche a me appena l'ho visto, perché io questo mi piacerebbe, però non l'ho inventato io. E vabbè. Ragazzi, per questo tutorial di magia è tutto. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!